Continuiamo oggi con l'analisi di mercato, facendo il secondo pezzo rispetto a ieri che abbiamo invece più guardato l'ambiente di mercato. Quindi oggi guardiamo invece l'analisi di questo ambiente di mercato e quindi con gli elementi un po' più quantitativi rispetto a ieri che erano di valutazione di quello che può essere l'ambiente di mercato. Quindi salto, non funziona forse questo? Non so, vediamo se è così acceso. Vabbè, controllo un secondo se funziona, intanto. Vabbè, quindi salto chi sono perché mi sembra che siamo più o meno le stesse persone. E non vi riconvinco sulla necessità sostanzialmente di andare a conoscere il mercato, capire qual è l'ambiente del mercato e andare a fare le analisi quantitative, o meglio, fare l'analisi di questo mercato. Voglio soltanto tornare ancora una volta sul perché lo facciamo, perché maggiormente oggi che facciamo l'analisi di questo mercato ci serve capire il perché se abbiamo chiaro in mente il perché anche nel come facciamo le analisi di mercato. Ieri abbiamo capito che cosa andiamo a guardare, oggi andiamo a vedere invece come lo andiamo a guardare, lo tariamo sempre per quelle che sono le nostre finalità. Ieri sostanzialmente abbiamo capito che non si può fare delle domande generiche, bisogna fare delle domande puntuali, bisogna individuare delle variabili da andare a verificare e all'interno di queste variabili andare a verificare, approfondirle per poter dire questa tesi su queste variabili è corretta o è sbagliata e poi sulla base di questo misurare un'intensità. Oggi misuriamo questa intensità, quindi sostanzialmente mettiamo i famosi dati quantitativi a quelli che sono gli approfondimenti che abbiamo visto ieri. Io mi fermo prevalentemente al secondo punto, mentre ieri forse l'elemento principale era quello del primo punto, la conoscenza del mercato, cioè l'aspetto di andare a capire quali sono gli elementi o le forze in gioco che vanno a influenzare il mercato in cui io sto lavorando, adesso invece è più andare a guardare le regole del gioco. Quelle che ieri vi dicevo essere molto importanti, perché le regole del gioco definiscono sostanzialmente dove c'è la profittabilità, dove c'è la maggiore capacità di poter vendere e quindi dove io mi devo in qualche modo almeno incuriosire o cercare di capire in che modo posso differenziarmi rispetto agli altri. Quindi quello che è una maggiore focalizzazione della giornata di oggi è il concetto delle regole del gioco. Quindi una giusta ricerca di mercato offre una serie di informazioni, prezzi, politiche, distributive, quindi offre informazioni per fare questo che se sono ben utilizzate possono rendere l'idea vincente. Quindi noi andiamo adesso a cercare le informazioni dentro il mercato per avere gli elementi per sostanzialmente, come ho detto ieri, marketizzare il nostro prodotto, quindi piazzare il nostro prodotto sul mercato e convincere chi deve comprare il nostro prodotto. Posso andare solo avanti di uno? No. Funziona? Perfetto. Ottimo. Poi vi ripeto questo, che è una specie di speech che vi facevo ieri, no? Una specie di discorso di convincimento che chi fa marketing dovrebbe fare. Ma ieri vi dicevo che rispetto a questo discorso io dovrei avere gli elementi e i numeri per poterlo fare. Quindi, se io voglio, dicevo ieri, vendere qualche cosa, devo dirvi che ci sono là fuori X persone che sono sostanzialmente dei potenziali consumatori che potrebbero comprare questo prodotto qui. Perché lo comprerebbero? Perché lo desiderano e sostanzialmente hanno una logica che li porta ad comprare questo prodotto e non solo riconoscerebbero un prezzo a questo prodotto, che è meno quello, perché lo vedono associato a una qualità e a una caratteristica del prodotto. Inoltre questo prodotto qui è veramente diverso da quelli degli altri e quindi rappresenta un elemento di unicità o ha degli elementi vincenti se comparati a qualcun altro, per cui io l'ho già lanciato e ho già verificato che non è un fallimento o viceversa un tasso di successo di un certo tipo, ma te lo do a un prezzo più conveniente proprio perché sei te, quindi sono le famose azioni di marketing, le famose campagne commerciali, e penso probabilmente di fare un determinato risultato commerciale. Questo è veramente una specie di ABC di quello che può essere un dialogo
di promozione attraverso il marketing di un prodotto. E questa cosa si può dire, sostanziare, se dietro ci sono le analisi di mercato che sostanzialmente sostanziano le affermazioni relativamente al prodotto. Ieri abbiamo guardato l'analisi dell'ambiente di marketing, abbiamo fatto poi un'esercitazione, oggi utilizziamo la stessa logica, nel senso che guardiamo l'analisi di mercato, è interattiva come ieri, quindi facciamo tanti esercizi in cui voi stessi potete, tra virgolette, cimentarvi e interagire e anche essere sostanzialmente attivi. Facciamo un po' di pausa e poi dopo facciamo anche stavolta un'esercitazione in gruppi come quella di ieri, in cui sostanzialmente, dato ancora una volta una situazione di business in cui qualcuno ha deciso con delle analisi di mercato, vi si chiede a voi di individuare quali sono state le decisioni, i dati e le decisioni derivanti da questi dati, cosa avreste fatto voi al posto praticamente dell'imprenditore. Allora, facciamo sempre un po' di definizione, un po' cosiddette di teoria, che poi sono le cose praticamente che rimangono dentro e che guidano tutte le azioni successive. L'analisi di mercato di tutti quei soggetti che sono interessati all'acquisto di un bene o servizio e dispongono del reddito che consente loro l'acquisto. E voi sapete che io sulle frasi mi soffermo sulle singole parole, perché, come ho detto ieri, le parole sono scelte non a caso. Innanzitutto è l'analisi. L'analisi per definizione è qualcosa che presuppone non un approfondimento, ma un'analisi. Cioè io su questi elementi scendo veramente in profondità, nel senso che per definizione di analisi io vado a scomporre il fenomeno, vado a comprendere le determinanti del fenomeno, vado a individuare, diciamo, le parti core di questo fenomeno, quindi devo analizzarlo. Ogni valutazione di analisi di mercato non può fermarsi a sì, ho capito tutto, era così. Cioè bisogna andare a un livello di profondità importante, chiaramente non su tutto. Qual è l'elemento che vado a cercarmi? Vado a cercarmi innanzitutto i soggetti che sono interessati all'acquisto. Quindi la mia analisi di mercato è molto focalizzata su chi può comprare. Cioè se io vendo abbigliamento maschile e penso che il bambino da 0 a 5 anni non lo comprerà mai, non lo comprerà mai. Può sembrare banale, però molte volte non si tiene in considerazione quale può essere, diciamo, il perimetro su cui devo andare a focalizzarmi, e quindi molte volte si prende sempre un po' tutto quanto. Invece bisogna proprio individuare chi può essere interessato a questo acquisto, perché poi devo analizzarlo. Dispongono del reddito che gli consente loro l'acquisto. Anche questa è una cosa importante, cioè il vero cliente non è chi può essere interessato al mio prodotto, ma chi può essere interessato a comprare il prodotto. C'è una grossa differenza tra essere interessato al prodotto o essere interessato a comprare il prodotto, perché comprare presuppone un passettino in più nel processo d'acquisto, cioè vuol dire che sono pronto per comprarlo, e un passettino in più legato al fatto che ho la disponibilità finanziaria per poterlo comprare. Sapete benissimo che per accorciare questo secondo pezzo ci sono poi i finanziamenti. E quindi praticamente, per esempio, l'idea di fare un finanziamento nel mondo del largo consumo in realtà è un modo per fare, è una modalità per cui una fetta di mercato che tendenzialmente poteva essere non raggiungibile in realtà è stata spostata all'interno del mercato di riferimento, per esempio. Chiaramente mi sono poi accollato gli oneri di questa, quindi ho valutato il costo-beneficio, però è un'estensione di un mercato. Quindi analizzare un mercato significa andare a leggere, quindi analizzare, capire, comprendere quelli che sono i soggetti interessati all'acquisto, ma che possono comprare. Vediamo 5 definizioni di mercato. Chiaramente sono una dentro l'altra. Adesso vediamo poi in che modo si... in che modo si uniscono una dentro l'altra. Allora, qui fuori ci sono chiaramente tutti. Chiaramente nel tutti c'è una distinzione tra privati, pubblica amministrazione e imprese, perché comunque la natura può essere delle tre tipologie. Poi
invece che mettere tutto insieme, è sempre ideale fare lo stesso schema per i privati, lo stesso schema per le pubbliche amministrazioni, lo stesso schema per le imprese. E pensare a tre mercati diversi, che comunque le logiche del business to business privato, business to business pubblica amministrazione e privati, persone fisiche, è molto diverso. Qualcuno adesso i privati li apre tra singole e famiglie, però può essere un segmento degli stessi privati, però almeno non metterli tutti insieme. Qui ci sono tutti, a questo punto partiamo col potenziale, quelli che sono interessati all'acquisto e dispongono di un reddito sufficiente. C'è già il potenziale, che è l'interesse all'acquisto, non è l'interesse puro, è l'interesse ma me lo posso comprare. Quindi non c'è un potenziale che sono interessato, cioè se sei interessato lo puoi comprare, cominci a entrare nel potenziale, se sei interessato ma non te lo puoi comprare, esci dal potenziale, a meno che non ti faccia entrare con delle logiche diverse. Quindi se io vendo diamanti, non può essere potenziale chi non se lo può comprare, è già fuori dal mio mercato, perdo soltanto del tempo in prima battuta. Questi sono gli interessati. Dopodiché ci sono i disponibili. Di questi che sono interessati e se lo possono comprare, devo andare a prendere quelli che sono poi effettivamente raggiungibili. Se ce n'è uno che è interessato al diamante ma si trova nelle isole Bahamas e io non saprei neanche come farlo arrivare, in questo caso internet ha fatto quello che per il finanziamento ha permesso di portare persone che non potevano comprare dentro cosa. Lo stesso internet ha portato persone che non avevano la gioielleria vicina dentro questo insieme qua. Quindi notate come il mercato cambia e questo mercato che cambia cambia la lettura del mercato. Quindi devo sempre praticamente tenere presente i criteri e le logiche che io vi spiego, ma potrebbero ogni mese essere riempiti in maniera diversa. Ieri vedevamo gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, cambiano le logiche, quindi cambia il business, quindi un business statico, vi dicevo prima, sono in attesa di vedere che succede in alcune aziende, non è sostanzialmente comunque mai accettabile, per definizione, perché tanto il mercato cambia. Questi sono i disponibili, quindi chiamiamo così i raggiungibili. I raggiungibili con l'accezione sia fisica del termine, sia chiaramente come conoscenza del prodotto. Però siccome io qua devo targetizzare un mercato che compra, chiaramente è fisico, cioè questo è raggiungibile nel senso che se lo può comprare. Quindi ha i soldi per comprarselo, ma se lo può comprare perché posso dargli il prodotto a questo qui. Se voi prendete internet, allora potreste dire se li possono comprare tutti. Ma non è così, perché se io non sono alfabetizzato, posso entrare online, ho la carta di credito, una serie di altre cose, probabilmente anche se ho un accesso su internet non me lo posso comprare. Quindi, ok, che con internet si passa sempre a una diciamo, visione molto facile, ma non è così, tant'è che si cerca anche lì con internet di a sua volta segmentare o di andare a individuare quelli che veramente poi sono diciamo, internet user, come tipologia, perché se non lo sono non vanno considerati nel mercato. Poi dopodiché ho il disponibile qualificato. Il qualificato è quelli che sono interessati all'acquisto, dispongono di un reddito, sono raggiungibili e hanno i requisiti per l'uso del prodotto. Perché il fatto che ti interessi, che te lo puoi comprare, che ti interessa lo puoi comprare, te lo posso dare, però sostanzialmente non è un prodotto che forse userai, allora non mi fa essere interessante per parlarti domani mattina. Perché io poi vedremo, quando arriveremo al centro, arriveremo al cuore di quello che è il mio mercato, io posso salire e andare verso le aree più ampie del mercato, ma è come se fosse una percentuale di successo che via via diminuisce. Tant'è che gli investimenti che io faccio di marketing crescono man mano che dal centro vado verso la periferia. Quindi è bene individuare quelli che poi sono qualificati per usarlo, qualificati per avere questo prodotto come tipologia. Non c'entra niente col processo d'acquisto, questa è una cosa che poi faremo dopo, quindi chi compra veramente, chi suggerisce, chi fa. È proprio il, diciamo così, quello che gli interessa il prodotto se lo potrebbe comprare. Quindi se io prendo uno zaino per bambini, per il momento è la famiglia. Poi lì decide la mamma, sceglie il bambino e così via, è una cosa diversa, però come se io dicessi ogni famiglia potrebbe avere uno zaino.
perché la famiglia avrebbe bisogno praticamente dello zaino. Poi, dopo il qualificato, arrivo al servito. Il servito è quello a cui io poi effettivamente mi rivolgo. Non è quelli che hanno comprato il mio prodotto, sono quelli a cui io effettivamente mi rivolgo. Cioè in questo momento io ho sostanzialmente servito, quindi io ho sostanzialmente venduto questo prodotto a qualcuno che l'ha utilizzato, che era infatti raggiungibile perché se l'è comprato e che era interessato e poteva comprarlo. Ma io mi rivolgo a tanti, però io poi ho sostanzialmente quelli che poi hanno comprato. Quindi questi sono quelli praticamente che hanno comprato il prodotto. Normalmente, se devo fare una proporzione, molte volte è più che una 10, ma molto di più. Cioè, nel senso che man mano che dal centro si va verso la periferia, si degrada molto, cioè aumenta moltissimo questo numero, ho visto al contrario si restringe moltissimo. E ogni ragionamento di questo genere ha chiaramente valore, perché io, mettiamola così, così ragiono in termini di potenziale, così ragiono in termini di efficacia. Quindi, se io facessi, vediamo prima on-off e poi le gradazioni, se io pensassi solo a questo o a questo qui, mi perderei l'esterno. Se pensassi a questo, sarei defocalizzato totalmente. Quindi devo, al contrario, vederli esattamente tutti e cinque. Quindi esattamente andare a vedere tutte le diverse varianti stratificazioni del mio mercato. E poi, man mano che io mi sposto da qui a qui, posso aumentare il bacino di clienti. Ma chiaramente spendo più soldi. Perché, pensate soltanto, qui io devo raggiungerli. Qua io devo convincerli, qui io devo fargli capire che possono usarlo, quindi io ho delle leve di convincimento che sono molto diverse, chiaramente interessati, questa leva di interessamento è quella più difficoltosa, no? Anche le leve di marketing, di comunicazione sono molto diverse, perché ho le famose campagne di massa, televisione e così via, che servono per interessare soprattutto la brand awareness è qui dentro, perché devo avvicinarti, identificarti col prodotto. Se invece devo raggiungere, allora io ho le famose campagne locali, perché devo portarti nel negozio, che già c'è. Invece se devo dimostrarti che ti serve e così via, ci sono il porta a porta, oppure quando andate in un negozio ve lo fanno provare, me lo fanno testare, le demo, e quindi le azioni sono variegate a seconda di chi voglio sostanzialmente colpire. Se vado in quello che invece è rivolto e servito, c'ho la customer care. Cioè comunque continuo nel tempo a starti accanto, perché se l'hai già comprato, non è che questo è un pezzo di mercato che quindi siccome ce l'ho è finita. Quindi le leve di marketing, di comunicazione, com 1, com 2, com 3, come 4 si differenziano a seconda di questo mercato. Quindi io devo capire se sto sparando questo per raggiungere 100. Supponiamo, vediamo un'altra cosa che normalmente si guarda la dimensione di questi cerchi. Se io qua ho 100, qua già diventa 30, 20, 10, 5, cambia. Se questo è 100, 90, 80, 70, 5 è un'altra azienda. Quindi sapere la dimensione di questi cerchi cambia le scelte che io posso fare a livello di marketing. Perché se io in questo momento servo 5, ma fuori ce ne sono 70 a cui io mi posso rivolgere, i 100 poi posso arrivare. Se viceversa io ho colmato fino a 30 qui, ma stanno qui, allora vuol dire che c'è proprio un tema di brand awareness. Ce ne sono tantissimi là fuori che non mi conoscono proprio. Quindi la dimensione di questi cerchi, innanzitutto distinguerli bene, perché se, siccome sono concentrici, vuol dire chiaramente che se uno sta qua, sta anche qua dentro, ma se uno sta qua, non sta qua. Quindi quelli che stanno qui sono quelli che però non sono raggiungibili, perché sono, starebbero dall'altra parte. Quindi
I perimetri di questi cerchi devono essere netti. La creazione dei cinque cerchi è importante per sapere che cosa c'è là fuori, e dall'altra parte invece la dimensione mi guida per capire dove mi posso muovere, sapendo che le leve che posso attivare sono molto molto differenti. Poi normalmente a queste tipologie di clienti si associa un valore, perché se io vi dico che l'efficacia aumenta e qua diminuisce e tutti possono comprare un accendino da 10 euro, chiaramente quanto è il mercato potenziale? 100 per 10 euro, no? Ma quanti di questi poi comprano? Molti meno. E quindi praticamente il valore di ogni cerchio è molto diverso. E quindi la quantificazione numerica di queste cose qui è molto importante. Quindi lo schema e la logica è questa qui. Non bisogna uscire fuori, cioè bisogna farle veramente queste cose, perché aiutano anche una startup semplice. Che cosa si fa? Si va sostanzialmente a capire le dimensioni, i mezzi e il valore. Sulla base di questo si vanno poi a fare delle decisioni tipiche praticamente del marketing. Ma per individuare queste quantità è sufficiente il metodo che ci mettava ieri? Che basta ve ne faccio vedere uno per questo qui che è il potenziale. Però la startup, diciamo, è difficile magari iniziare già con le ricerche di mercato, cioè le ricerche di mercato in teoria dobbiamo farla proprio adesso. Allora, facciamo l'esempio della ricerca di mercato, così è quella della startup, così entriamo nel ragionamento, quello che si diceva ieri, non ci sono concorrenti. No? Però ieri poi vi ho fatto vedere, occhio a dire non ci sono concorrenti, perché ce ne sono addirittura 5. Qui la stessa cosa è, c'è mercato o non c'è mercato? Allora, lo stimolo è, occhio a cosa definite come mercato, perché se il mercato lo definite come chi si può comprare, chi si compra il mio prodotto, la prima domanda è in quale di questi cerchi state? Perché molto probabilmente siete in questo, cioè quello a cui vi rivolgete, perché molte volte uno dice quanto faccio di fatturato al primo anno alla startup? 10, perché? Perché mi rivolgo a gente che so che lo può comprare, perché c'è la fretta di dire questo riesco a farlo. Invece il processo è esattamente contrario. Innanzitutto al mio prodotto devo capire qual è il prodotto famoso sostitutivo comparabile. Quindi se io, perché qualsiasi cosa inventerò in ogni caso comunque fa parte di una famiglia di prodotti, basta pensare che in Camera di Commercio vi scrivono in una categoria d'azienda, quindi per definizione in un settore state, a meno che non state veramente inventando l'energia nucleare di nuova generazione, però insomma, ve lo auguro. Però sostanzialmente siete in un settore, quindi sostanzialmente vuol dire che c'è un qualche bisogno che state soddisfacendo in maniera diversa o innovativa. Allora, vuol dire che c'è gente che può essere interessata, perché lo comprava, compro un'altra cosa, voi state dicendo a questi stessi comprate la mia, quindi questo già c'è, e adesso lo vediamo con un esempio. Dopodiché irraggiungibile è anche facile, perché irraggiungibile dipende da quanti sono raggiungibili con voi, quindi se voi utilizzate internet è la percentuale che utilizza internet di questi qua. Se invece non utilizzate internet è solo fisico e delle città in cui siete. Qualificate, questa è una segmentazione della popolazione, che dopo vi spiego come si segmentano, come si va a segmentare. Come faccio a trovare gli elementi di segmentazione? Ieri vi spiegavo che su quelli dell'Istat trovate tutte le informazioni di età, dove sono, che caratteristiche sociodemografiche hanno, se sono i privati. Se sono le aziende, anche lì ci sono tante basi dati su dimensioni di fatturato, settore di appartenenza e così via. Quindi individuare il qualificato significa definire dei criteri di qualificazione e sulla base di questi andarli a selezionare. Dopo vi faccio, facciamo proprio un esempio, vi faccio vedere una logica per poterlo fare. Il rivolgo è invece una scelta strategica, cioè ok, dato questi io però mi rivolgerò a questi per una serie determinata. L'importante è che quando dite il mio mercato, quindi quanti, non è questo qui, perché questa cosa qui è molto molto riduttiva. A voi vi sembrano tanti, perché questo moltiplicato per 50 euro fa 300.000 euro al primo anno. Ok, la spesa startup 300.000 euro, però meglio pensare che si possono fare 2 milioni, poi dopo che cosa manca per poterci arrivare. Adesso facciamo un esempio sul primo. No, scusate. Ops. Allora, il mercato potenziale. Allora, innanzitutto, qui c'è già la soluzione disegnata, vabbè, poi ne parliamo direttamente. Allora, innanzitutto parliamo di questo. Come sempre avete visto anche ieri,
io non vi faccio prima riflettere sul fatto che le variabili che scegliete sono giuste o i parametri che considerate li prendete correttamente. Ieri abbiamo visto ovviamente cosa sono i clienti, fornitori, intermediari. La domanda era, prima di capire come interagiscono, cosa possono fare, siete sicuri di individuare correttamente se uno è un cliente, un fornitore e così via? Quindi anche qui uguale, prima di andare a capire come calcolare il potenziale, siete sicuri che alcune variabili che avete scelto misurano il potenziale oppure no? In questo caso, se io dico il mercato potenziale, in una società di calcio che deve capire qual è il mercato potenziale, quali sono tra questi gruppi di acquirenti quelli che compongono il mercato? Allora, i calciatori professionisti non compongono il mercato, questi giocano e quindi quella volta che possono venire non ci sono. Quindi io dovrei proprio non considerarli, perché questi qua non sono interessati. Cioè, vanno alla partita, ma in realtà non sono interessati ad andare alla partita. Cioè, non sono interessati alla mia squadra come tifoso. Ci sono. Quindi quelli potrebbero essere come il turista che gira. Invece, se io prendo gli ex abbonati prenotati per il successivo campionato, tutti quanti. Quindi gli ex abbonati io li metterei quasi qua. Perché non solo io li identifico, ma devo metterli. Chiaramente fanno parte del potenziale, ma sono già qua. Perché sono già venduti. Li ho raggiunti, erano interessati, l'hanno comprato, ce l'hanno. Dopodiché ci sono i tifosi della squadra. Lì c'è scritto sì in parte. Cioè non tutti i tifosi della squadra sono mercato potenziale, perché non tutti sono interessati e hanno le possibilità di potersi comprare l'abbonamento. Quindi, qui dentro, tutto, ci vanno i tifosi. Solo quelli che io penso che hanno un reddito adatto e possono essere interessati. Allora, come faccio a sapere, fatto 100 i tifosi della squadra, quelli che sono interessati hanno un reddito adatto? Prendiamo Milano. Ci sono 100 abitanti. Di questi 100 abitanti, chi può essere tifoso? Posto che posso anche scoprirlo attraverso ricerche di mercato, però stesso ragionamento di ieri, posso arrivarci con dei ragionamenti, poi dopodiché li andrò a testare o vedo quali variabili mi servono. Allora, mi prendo un indice demografico e so che il 50% ha più di, supponiamo, a che età si può andare allo stadio, prendiamo la fascia praticamente dai 15 ai 60 anni. 15-60 anni, quindi in realtà diciamo, prendiamo 60, ce ne sono 60 con queste caratteristiche. Di queste poi abbiamo praticamente un tema di reddito. Allora, l'acquisto di un biglietto allo stadio ha un'incidenza molto bassa, quindi in quel caso lo prenderei tutti. L'acquisto di un abbonamento annuale per lo stadio non ha un'incidenza bassa. Quindi se io qui escludo le fasce di reddito sotto ai 10.000 euro al nucleo familiare, allora reddito, arrivo a 55, sto restringendo, no? Dopodiché però devono essere tifosi. E qui mi serve la ricerca di mercato. Io qui ho bisogno di capire qual è l'incidenza dei tifosi sulla popolazione di sostanzialmente una città, perché il mio perimetro iniziale è i milanesi, quindi ho già aperto. A questo punto io ho bisogno di una ricerca di mercato, quindi parlo con la Lega Calcio, ieri qualcuno mi chiedeva dove trovo una serie di informazioni, a parte quello che vi dicevo, poi parlate. Quindi io parlerei con la Lega Calcio, chiamerei la Lega Calcio, chiamerei qualche società e proverei a capire, ma ti sarei fatto un'idea, fatto 100 a Milano, quanti sono tifosi del Milan e dell'Inter? A parte vi diranno tutti, però non è così. E quindi c'è una percentuale, un'incidenza in questa fascia di chi, date ricerche di mercato, ha detto io sono tifoso. E quindi una percentuale di tifosi. E qui io posso avere posso scendere a 45, supponiamo che a Milano sono tutti tifosi,
Abbiamo detto che quindi sono interessati e hanno i soldi, quindi ho smarcato che hanno i soldi, non ho smarcato che sono interessati. Essere tifoso non significa, infatti lì c'è scritto in parte. Quindi il tema è, questi poi ci vanno allo stadio o non ci vanno allo stadio? Allora qui dovrei sapere la percentuale che va allo stadio. E qui giustamente mi chiedete voi, allora è un'altra ricerca di mercato, occhio però. Io li so quanti sono questi qua, corretto? Supponiamo che siano proprio 45.000, quindi io qua sono arrivato. Quanti vanno allo stadio? Se io so che il San Siro ha 18 partite all'anno per X di capienza media, quindi numero di partite per capienza media uguale e un volume di tifosi, se io lo divido per la frequenza media, e questo lo sanno, supponiamo che quindi io ho un volume di tifosi la cui somma è 30.000, ma mediamente ciascuno ci va, supponiamo, due volte all'anno, allora io ho 15.000 che è il numero di teste che sono andate allo stadio del Milan o dell'Inter rispettivamente. Il che significa che dei miei 45.000, 15.000 sono quelli che vanno allo stadio. Quindi io posso capirlo o facendo questo passaggio e avendo una percentuale di quanti vanno allo stadio, perché gli faccio una ricerca di mercato. Oppure, seconda metodologia, al contrario, me lo costruisco questo mercato attraverso quelli che sono interessati e sono già andati. Chiaramente è una via di mezzo tra le due, perché lì, se io penso ai tifosi della squadra, se in parte, io qui ho tutti i tifosi della squadra, io ho qui tutti quelli che sono andati, ma io sto pensando al potenziale, quindi dovrei prendere anche quelli che sono interessati, potrebbero pagare, ma non sono mai andati. Siete d'accordo? Quindi sarà una via di mezzo tra questi due numeri. Il potenziale è quelli che sono interessati al prodotto, possono pagarlo e basta. Quindi io da sopra ho capito quanti sono quelli che possono pagarlo e sono interessati del mondo dei tifosi. Però non so se vanno, no? Io qui ho quelli che vanno. Quindi una stima del mercato potenziale è una via di mezzo tra le due. Questo ve lo dico anche perché questo sistema qui non sono dei numeri perfetti. Sono degli ordini di grandezza, cioè non pensate mai che tirerete fuori la lista dei potenziali, a meno che non state facendo un business to business di motopale, no? Però sapere se sono 30.000 o se sono praticamente 5.000, è lì che sta, che uno si gioca tutto quanto, perché il tema vero è quanti ce ne sono là fuori? È la definizione che mi guida, la stima la costruisco io con metodologie diverse, o praticamente parto dall'alto, la popolazione italiana, la popolazione di Milano, e scendo fino a dove posso scendere sulla base dei dati che ho o dove posso costruirlo, o parto dal basso. Se io voglio stimare il mercato delle sedie per ufficio, o prendo il numero degli uffici in Italia per quante sedie ci sono per il prezzo medio delle sedie, o prendo la somma dei bilanci di tutti quelli che fanno sedie. È sempre lo stesso mercato, eh? Non cambia, o dal lato del bisogno o dal lato della domanda o dell'offerta, è esattamente la stessa cosa. Infatti normalmente questo è un, si chiama controcheck, cioè questa analisi funziona se questa sotto funziona, cioè non posso avere che in teoria potrebbero andare allo stadio 1 milione di persone ma ci vanno 10.000, cioè, allora o veramente 990.000 nessuno è andato a prenderseli, oppure forse non erano 990.000. Quindi per stimare ognuno di quei passaggi che dicevo prima ci sono due metodi. C'è il metodo, diciamo così, dall'alto verso il basso, dato tutti tolgo e arrivo a quel valore lì, oppure dal basso sommo quello che già adesso appartiene a quell'insieme. Se prendo per esempio gli amanti del calcio in genere o tifosi di altre squadre, ancora lì, io posso partire dal numero dei tifosi in Italia,
meno quelli che io sono della mia squadra, e ho il totale dei tifosi. E quindi posso in maniera deduttiva fare una ricerca di mercato e dire quante partite tu vedresti di altre squadre, no? Viceversa io dico, se prendo tutti gli stadi e vedo quanto pesano il settore ospiti, la somma dei settori ospiti di tutti gli stati diviso il numero di tifosi è l'incidenza vera, questa volta, dei non tifosi, cioè dei tifosi delle altre squadre. E quindi posso dal basso ricavare lo stesso numero, cioè quanti tifosi di squadre diverse vanno a vedersi la partita che non è della propria squadra. Quindi lo posso fare dal basso o lo posso fare come calcolo dall'alto. Le due numeri danno normalmente una forchetta. Questa forchetta è l'ordine di grandezza del mio insieme, che è il mercato potenziale. Se fate sempre i controcheck riuscite ad essere abbastanza sicuri della forchetta di un numero. C'era qualcuno che stava facendo una startup, adesso non voglio rivelare il contenuto, però il settore, se me lo ridice qualcuno che lo sta facendo, qualcuno mi parlava ad esempio della musica, no? Supponiamo, prendiamo il mondo della musica, devo stimare il mercato potenziale di chi può comprare dischi di un certo tipo. Anche lì io posso partire da, innanzitutto, sempre ricordatevi, il tempo e il territorio. Cioè nel mercato le prime due cose sono, a parte diciamo privati, pubblica amministrazione e imprese, il concetto di tempo e territorio. Cioè il mercato lo voglio misurare oggi in Italia. Perché è diverso dire ieri, due anni fa o fra due anni. Cioè il tempo e lo spazio vanno sempre delimitati nelle ricerche di mercato. Perché sennò è aleatorio, no? Quindi se voglio sapere in Italia quanti si comprerebbero il mio disco, allora io posso fare la popolazione, la percentuale della popolazione che può comprare, e questo è sempre il reddito, no? Se voi pensate bene, questo, i dati Istat sul reddito, la segmentazione per reddito, sono quelli che ti danno la prima scrematura, oppure praticamente, quindi età e reddito. Per dischi all'anno comprati, e quindi in realtà è tutti quelli che hanno l'età per comprarselo, che hanno il reddito per comprarselo, per quanti ne comprano, e poi arriviamo all'ultimo punto, che però sono interessati. E quindi interessati è una ricerca di mercato, dice ti interesserebbe un disco con queste caratteristiche? Quanti di questi hanno risposto sì? Quando fanno le ricerche di mercato, cosa fanno praticamente? Cercano di prendere un campione di popolazione, quindi 1000 persone invece che 57 milioni, che sia rappresentativo o di tutto il mondo o di questo mondo. Quindi chi fa le ricerche di mercato vi dice qual è il target su cui devo indagare. Se voi avete scremato questo, vi cercheranno un campione che risponde a queste caratteristiche, quindi solo giovani per dire, con un reddito di un certo tipo e che comprano dischi. Quindi loro dicono di tutto il mio mondo di popolazione, prendiamone 1000 con queste caratteristiche. Poi loro si riprendono occhi verdi, occhi azzurri, 10 anni, 15 anni, così mixano, ma all'interno di un target. Ecco perché queste valutazioni dovete farle prima di arrivare al percentuale interessati. Se no applicate questa percentuale a un numero sbagliato. Quindi io commissiono il cerco di mercato e dico, vabbè, li metto intorno a una stanza e quanti di questi, ascoltando la stessa praticamente musica o in un modo, con un disco o con l'altro, sarebbero interessati. Però facciamolo al contrario. Aziende che vendono dischi come il mio, la somma delle aziende che vendono dischi come il mio è la parte bassa. No? Quindi io so che quello che viene da questo calcolo dovrebbe essere la parte alta. Questo viene da questo calcolo dovrebbe essere la parte bassa. Quindi qual è il reale mercato potenziale? È una via di mezzo tra questi due. Qui in mezzo ci sarà persone che, seppur interessate, non l'hanno comprato. Però in questo modo almeno io so dove è il vero mercato potenziale. Se io qui ho 10 e qua ho 100, allora o questo è sbagliato, cioè nel senso che qui sto prendendo questo pezzo qua. Mi rivolgo, è servito,
mi rivolgo al servizio, non è raggiungibile, ma sono quelli pazienti che sono serviti. Quindi sto prendendo questo pezzo e sto confrontando con questo pezzo qua. Quindi vuol dire che devo alzare questo prezzo per arrivare più vicino qua. E quindi devo andare a valutare, a parlare con questi qua, o comunque praticamente a comprendere da questi, in realtà, quante persone si sono interessate. Cioè, io al momento ne ho servite 10, ma secondo te quante ne ho veramente interessate? Perché io metterei sempre dalla parte del fondo, no? Di mettere soldi. Dice, vabbè, questo mi dici perché è potenziale, ma perché? Perché ho fatto questa ricerca e l'ho visto. Tu questo mi dici che in realtà non è questo il numero oggi, potrebbe essere di più. Ma perché? No, perché per esempio io ho ordini per 50 ma riesco a servirne 25. Oppure no, perché ho un call center che mi chiama molto spesso, per 2 per 3. Quindi voi intanto sapete che tra 10 e 100 bisogna portare l'asticella con delle argomentazioni che sono numeriche, se sono disponibili, o comunque sostanziate, ma l'asticelle, quelle bisogna dirle. Il modo per determinare l'asticella sono queste qui, o la somma di quello che già c'è inesistente, oppure attraverso praticamente la popolazione andare a ricostruire al contrario il mercato potenziale. Le informazioni sono quelle che vi ho fatto vedere, infatti vi faccio vedere di nuovo le basi dati che vi ho fatto vedere ieri come tipo di informazione. Vediamo la domanda di mercato, che in realtà è questo qui, no? Come ho detto, il mercato è la domanda, cioè questi sono i mercati. Adesso entriamo nei numeri del mercato, esattamente la stima. Allora, innanzitutto bisogna sempre bloccare questo. Cioè, un mercato non è mai un mercato in qualsiasi momento, in qualsiasi area geografica e in generale. Il mercato si definisce in un'area geografica, in un certo arco di tempo e a certe condizioni di marketing. Cioè, è chiaro praticamente che io non posso valutare l'interesse per il mio disco se io metto cartelloni pubblicitari in tutta Milano. Cioè, è un mercato diverso, l'interesse è un interesse a questo punto suscitato, e se vado a chiedere alle persone, è chiaro che le persone mi diranno sono più interessato. Quando fanno le ricerche di mercato, loro sostanzialmente ve le differenziano e vi dicono che c'è un desiderio puro e un desiderio sollecitato. Se dicono ti conosci la marca Colgate? 3 persone sì, o 5 persone sì e 5 no. Mettono Colgate qua dentro così e ti dicono conosci la marca Colgate? È diverso, perché uno è indotto e l'altro invece è da ricordo, e quello che si fa è proprio questa cosa qui, si misurano le due quantità. Quindi il mercato non si misura mai sostanzialmente se non uno non ha detto su cui non è stata fatta nessuna azione di marketing, oppure a valle di un'azione di marketing. Questa cosa potrebbe cambiare drasticamente dopo un periodo di azione di marketing, quindi dovete sempre definirlo quando è già stata fatta o non fatta un'azione di marketing. Dovete sempre specificare se ci sono delle azioni o non ci sono delle azioni. Chiaramente, quindi è una funzione condizione di marketing, a un tempo T c'è certe condizioni di mercato, e il potenziale è quello che abbiamo visto. Per cui un'azienda produce ricariche per accendini, e a questo punto mi dite come calcolate voi il mercato potenziale. Cioè, tutti quelli che sono interessati comprerebbero accendini. Pensateci 2 minuti e poi, come sempre, uno di voi, e poi vediamo di arrivare a una possibile stima di questo mercato. Dovete scegliere da questi i 4-5, quelli che sono secondo voi i dati che vi servirebbero per calcolare la domanda potenziale di mercato di accendini portatili.
cominciamo con lui. Come calcoleresti? Con un microfono? Per lo streaming. Ah, ok. Sì, sì, arrivo. Non so se funziona. Sì, sì. Ok. Allora. Sicuramente la percentuale di fumatori che utilizza accendini ricaricabili. Sì, poi? La numerosità della popolazione in generale. Sì. E per poi arrivare ad un dato più preciso o si fa riferimento... No, il percorso, tu devi tirarmi fuori un numero. Allora, vediamo qua. Il mercato, abbiamo detto, la domanda potenziale di mercato degli accendini. Quindi dovrei dirmi quanti in valore, soldi, vale il mercato degli accendini, oppure il mercato di tutti quelli che sono interessati e comprerebbero accendini in un anno, all'anno. Quindi io lavoro in un mercato che vale 10 milioni di euro. Tu chiaramente non puoi dire 500.000 così, hai bisogno di una serie di dati, quindi costruiti un percorso logico che ti porta a calcolare questo numero. Metterai nel tuo business plan che il tuo business agisce in un mercato da 20 milioni, qualcuno ti chiederà perché 20 milioni? No, perché me l'ha detto? No, perché 20 milioni? Attraverso un ragionamento. Io direi sicuramente le due percentuali, quella dei fumatori che utilizza accendini ricaricabili, sì, e quella dei fumatori sul totale della popolazione, sì, per ritagliarsi una fetta, diciamo. Sì. Anche la durata media di una ricarica, per capire nel caso la quantità vendibile, sì, credo. Poi? Il margine del dettagliante su una ricarica, il terzo ultimo. Perché margine del dettagliante? Margine accendini. Non lo so. Allora, il prezzo medio di una ricarica al pubblico. Quindi il prezzo medio di una ricarica al pubblico, percentuale di fumatori che utilizzano accendini, percentuale di fumatori di tutta la popolazione. E il prezzo medio di una ricarica al pubblico, per capire anche forse la fattibilità. Solo per evitare che io abbia perso qualcosa, me li ridici quelli che scegli? Sì. Allora, percentuale di fumatori che utilizza accendini ricaricabili, percentuale di fumatori sul totale della popolazione. Sì. Prezzo medio di una ricarica al pubblico. Sì. 3. E la numerosità della popolazione in alto. 4. 4? Sì, così. Come devo combinarli? Ne ho 4 ingredienti, no? Mi ho detto N della popolazione, percentuale di fumatori, percentuale di fumatori con accendini, frequenza di ricarica e prezzo della ricarica. Corretto? Tu mi hai detto prezzo, frequenza di ricarica prima? No? Ok. Perfetto. Quindi come calcolo il potenziale di mercato? Quindi potenziale di mercato uguale. Perché questi non è che li leggo in sequenza, no? Devo combinarli in un calcolo. Quindi si dice che il potenziale di mercato uguale a quante persone ci sono, a parte che non sono soldi. Quindi quante persone per il prezzo della ricarica non mi dice niente, no? Quindi non è questo. Da quante persone cosa devo capire? Quante fumano. Ok, quindi lo moltiplico per? Il numero, percentuale di fumatori che utilizza gli accendini ricaricabili. Ok, quindi percentuale fumatori con accendini. No, sul quindi totale, questo non mi no, serve. Un attimo, allora, sul totale della popolazione prima, sì? Quindi quello che hai cancellato invece serve.
Quindi la percentuale di fumatori sul totale della popolazione, poi di quelli quanti hanno, percentuale diciamo, utilizzano? Per percentuale fumatori che fumano accendini, quindi questo vive. Poi, quindi sono arrivato a che cosa? Cosa è già questo numero? Popolazione, percentuale di fumatori e fumatori con accendini. Stiamo, quindi, diciamo, ritagliando il nostro focus commerciale. Quindi questi sono, se lo leggo in altro modo, sono tutti i fumatori in numero, perché sono percentuali, no? Però moltiplicate, tutti i fumatori che usano accendini. Sì. Ok, però devo arrivare a quanti accendini, quanto vale il mercato degli accendini. Quindi abbiamo usato questo, questo e questo. Poi tu mi hai detto soltanto il prezzo. Sì. Quindi se moltiplicassi per il prezzo cosa avrei? Questi sono i fumatori, 1, 2, 3, che comprano accendini. Se moltiplico per il prezzo ho la spesa unica per un accendino comprato dai fumatori in un anno. Però questi probabilmente ne comprano più di uno. Più di uno. Sì. Quindi bisogna riprenderci quale parametro prima di attaccarci il prezzo. Durata media di una ricarica, per esempio, perché ci fa capire magari in un anno quante volte lo compro. Di una ricarica, o frequenza di una ricarica, l'abbiamo chiamata, per il prezzo della ricarica, no? E il numero medio di sigarette fumate. Quello mi sfugge però, perché secondo te? Ogni sigaretta accesa o barra fumata... Sì, a un questo consumo, però è un pensiero è più preciso. No, nel senso esula dal freddo numero, no? Okay. Nel senso che tu hai il tuo mercato alla definizione, il volume d'affari legato alla vendita di ricariche di accendini in un anno, che è dato dalle persone che ci sono in Italia. Per quanti fumatori ci sono? Per quanti di questi fumatori comprano però accendini, perché non è che tutti lo comprino, per quante volte all'anno lo comprano e per il prezzo medio di queste al pubblico. Perché al pubblico? Perché io sto guardando il mercato della vendita degli accendini, non il mercato, non quello che io faccio coi negozianti. Perché sennò avrei dovuto mettere il prezzo medio di una ricarica al punto al vendita, pubblico, cioè quanto glielo faccio pagare al punto vendita. In realtà voglio sapere quello esterno. Quindi è dato da questo. Proviamo al contrario per un attimo a fare la parte sotto, supponiamo venga 100 questa roba qua, no? Quindi io per poter capire se è un numero, diciamo, più o meno corretto, posso dire invece, vabbè, questo è il mercato visto come domanda. Se vedo il mercato invece che veramente c'è, cioè quanto vale, cioè quanti soldi stanno facendo le aziende che vendono accendini in Italia, allora dovrei prendere o la somma dei bilanci, cioè io vado nei bilanci delle varie aziende o comunque per la situazione di categoria, normalmente loro dicono qual è il fatturato per quella tipologia di business fatto in Italia e quindi sostanzialmente ti danno, e questo è importante, questo mercato, perché se io sono la BIC che fa accendini, vendo al punto vendita, quindi nel mio bilancio trovi il fatturato verso il punto vendita. Per poter arrivare a questo devi poi applicare quello che è il margine che mediamente fa il punto vendita. Quindi io BIC vendo 100 punto vendita, il punto vendita vende a 120 al cliente finale, vuol dire che se faccio la somma dei bilanci tutti quelli come la BIC ottengo i soldi che si fanno coi punti vendita, però poi dopo devo moltiplicare per 20 per capire quanto veramente paga il cliente finale, se no non è paragonabile. Quello è il mercato degli accendini in Italia. Questo è il mercato potenziale degli accendini in Italia. Quello è il mercato potenziale degli accendini in Italia visto praticamente come somma dei risultati. Potenziale perché questo stima esattamente quanti lo comprerebbero, perché ci sono le frequenze medie, la domanda media e quindi esattamente quello che succede. Qui la somma di quelle sotto è esattamente quello che succede, ma visto da un altro punto di vista. I due numeri dovrebbero essere più o meno simili.
Quindi per stimare un mercato potenziale, ma così anche per gli altri mercati, perché se avessi detto dal potenziale andiamo al raggiungibile, quindi per percentuale in centri con tabaccherie, però noi sappiamo che questi si trovano dappertutto e quindi il raggiungibile è uguale a questo qui, ma perché è così, se non fosse così non sarebbe, probabilmente si scremerebbe qualche cosa, in alcuni centri non lo comprano. Però in questo momento il livello di diffusione dell'accendino è ampio, no? Poi da questo qua devo dire quelli là che sono invece qualificati per comprarsi sostanzialmente l'accendino. Se ci penso, io ho già preso i qualificati perché ho preso i fumatori. Quindi in realtà in questo stimo del mercato potenziale io sono già in teoria qua, non qua, perché non ho preso quelli che comprano accendini ma non sono fumatori. Quindi anche se qui è indicato come mercato potenziale degli accendini, secondo me il mercato vero potenziale degli accendini è quello che non considero solo i fumatori. Se devo fare gli accendini in tout court, se devo fare gli accendini di un certo tipo, allora sono i fumatori, perché sono anche qualificato io se sono un fumatore, cioè sono uno che mi serve. Invece in teoria uno può comprarsi l'accendino anche per accendere dentro casa, come logica, no? Però alcune volte, alcune di queste, non si possono tra virgolette fare, perché delle cose sono, tu sei qualificato per forza perché è una cosa che si usa, delle altre cose potresti non essere qualificato per comprartelo, quindi non avere le caratteristiche. Quindi alcuni di questi possono essere collassati per definizione. Il raggiungibile è collassato con questo, perché ormai la distribuzione ha coperto tutto quanto. Quindi queste sono delle logiche di segmentazione. Non è detto che tutti i cerchi siano differenti, perché se la distribuzione permette a tutti di essere raggiunti, sono qui. Se tutti quelli che lo comprano sono comunque qualificati, per esempio, tu sei qualificato a comprare il pane? Chiaramente sì, no? Tu sei qualificato invece a prenderti una moto? Probabilmente no, perché se non hai patentino cose varie non sei, cioè. Quindi non è detto che tutti questi siano. Quindi io vi ho portati a stimare il mercato potenziale in un modo o nell'altro. Alcune volte potreste trovare che da qui siete già arrivati qua sotto, perché per definizione queste sono già collassate. Se invece no, quindi quello che dicevo prima, magari è 130, 20, oppure 199, 98, perché tutte e tre sono praticamente sì. Quindi però le regole sono diverse però. Quando ho stimato il mercato ho dato una definizione di questa roba qui perfetta, cioè esattamente che cosa voglio tirare, il numero deve rappresentare cosa, cioè una bella definizione, e il valore, giro d'affari della vendita al pubblico di accendini per fumatori in Italia oggi. Cioè, se non dettagliate così, quel numero, sì, il mercato vale 100.000. La prima cosa che vi chiederanno, o che vi chiederei io, è il perimetro dov'è? Cioè, vale 100.000 cosa? In Italia o in Inghilterra? Oggi, ieri pomeriggio? Tutto il mondo? Quindi qualsiasi accendino venduto? No, solo i fumatori. Ah, allora solo i fumatori. Quindi date una definizione del mercato che è sempre precisa. Quindi nel business plan, molte volte, bisogna proprio dedicare un bel paragrafetto. Il mio mercato di riferimento è... Il mercato di riferimento è l'insieme dei giovani under 30 che amano la musica e sono interessati a sostituire un prodotto di un certo tipo con un altro prodotto, sono mediamente con un reddito X e vivono in grande città. Questo è il mercato. Quanto vale? 100.000. Però quei 100.000 è sostanziato. Tu dici, ma io non ho trovato i dati per prendere quelli che vivono nel paesino dei 2.000. Non importa, basta che quei 100.000 siano quelli. Se uno scrive su un business plan, il mio mercato vale 100.000, così, quello viene immediatamente attaccato, perché giustamente non ha sostanza. Sì, la sigaretta elettronica, proviamo la sigaretta elettronica. Si sapeva com'è. Cioè, come si fa a capire?
come si fa a capire la percentuale di fumatori che sarebbe passata dal modello tradizionale al modello vediamo se innovativo? Da quello che ti ho detto fino adesso ci puoi io sarei arrivato magari al numero di fumatori, cioè avremmo preso il numero di fumatori, la percentuale del numero di fumatori sul totale della popolazione, quello diciamo il mercato potenziale presumo, no? Cioè, quindi già nella fase che tu hai detto prima ti sei detto che è un prodotto sostitutivo nella tua frase, cioè, come faccio a capire chi è che quindi vuol dire che ti sei già escluso i non fumatori, sì, corretto? Perché non è corretto, perché i non fumatori potrebbero anche iniziare a fumare, cioè nel senso poi nascono tante di quelle ipotesi che uno non sa com'è. Però ieri abbiamo detto che uno fa le ipotesi e le verifica, no? Sì. Quindi la tua prima ipotesi è i non fumatori non fumano una sigaretta elettronica, da verificare, quindi vuol dire che devi prendere una serie di non fumatori, gli metti una sigaretta elettronica, ne prendi 5, 10, dici, questa è una sigaretta elettronica, vuoi fumarlo? Se ne trovi 9 su 10 che ti dicono no, perché se io non fumo, non fumo, potresti abbastanza concludere, ricorda che i dati sono freddi, no? Quindi non è che tu puoi ragionare, cioè sì, siccome me l'ha detto uno su 9, allora io però sono convinto che potresti fumare, allora non la fare la ricerca di mercato, l'hai fatta, ti ho detto così, basta. Ok, passiamo al secondo, i fumatori potrebbero dire, però è un prodotto sostitutivo. Allora, giustamente, tu parti dal perimetro dei fumatori. Sì. A questo punto fai l'analisi di mercato e in quel caso lì, poi le vediamo le tipologie di analisi di mercato, non puoi prescindere, cioè devi trovarla proprio fatta, se no devi fare un focus group tu o farlo fare. Te non puoi, o qualcuno se qualcuno l'ha fatta è perché su Google l'hai trovata, ma qualcuno l'ha fatta con questo metodo, non ci sono dei metodi diversi. E quindi qualcuno è stato messo di fronte alle sigarette elettroniche, sono state messe X persone come campione e X% ha detto ma la proverei, l'hanno fatto provare, quindi ci hai mai pensato alla sigaretta elettronica? 80%, 50% sì, non indotto. Questa è una sigaretta elettronica, ti interessa? 70% indotto, che ti serve per le campagne di marketing. Dopodiché dicono, la vuoi provare? Indotto, ma lo devi anche provare. E quindi ci sono una serie di domande che vanno in questa direzione. La tua domanda è, ma io praticamente come faccio poi a farle, a pagarle? Ok, puoi cercare come metodo di metodo ieri di trovarle. Diversamente, scrivi sul business plan, ho intervistato 10 amici, mi hanno detto così. Questa cosa volevo chiedere. Cioè, a Valenza, quando si presenta un business plan, fare una ricerca di mercato, seppur piccola, fatta con tutti gli utenti di noi, ha un valore? O viene presa, cioè se io dico ho chiesto a 200 persone in giro per Lecce se questo prodotto andava bene? No? Sì. Beh, allora, da un certo punto ti rispondo nei due modi. Il primo modo è, se non c'è, è peggio. Ripartiamo dal presupposto che è una tua idea proprio. Peggio. Se il giovane dice io ho preso queste persone e ho verificato così, e questa è la risposta. Se tu ci vuoi credere nel mio business plan, dammi una mano, no? Al contrario, se il tema è tu non ci credi, allora facciamola insieme. Intanto, se tu devi mettere 200.000 euro, che ti costa mettere 50 euro o 100 euro per fare una ricerca? Tanto la faresti uguale. Non crede che quello ti dà 200.000 euro senza farsela, no? Per definizione. E cosa fa quando ti dai i soldi? La prima cosa che fa è chiama altri competitor tuoi che tu gli hai detto già chi sono, no? E cosa hanno fatto, e gli dice voi lo fareste o no? Cioè, guarda che sono ragionamenti paralleli dall'altra parte. E quindi a questo punto è meglio giocare a carte aperte, gli dici vabbè, questo è il mio ragionamento, questo è un mercato potenziale fuori, bisogna capire l'effetto sostituzione. Allora, io ho testato con 200 persone e secondo me l'effetto sostituzione è del 10%. Probabilmente uno, non sarà l'80%, probabilmente. Due, il 10% perché non ci sono azioni di marketing. Ricordate che le analisi di mercato sono sempre funzione delle azioni di marketing. È chiaro che tu vendi la sigaretta elettronica a 100 persone tappezzando tutta la città è diverso che non farlo, no? Quindi io sui 200 ho risposto al 10%, ad azioni di marketing zero. Soltanto sulla bontà del prodotto, no? E quindi per definizione, anche se tu lo facessi in maniera statica su 1000 persone, 2000 persone, fatta da Eurisco, fatta da società certificate, è uguale, no? Perché sostanzialmente cosa ti direbbero queste 3000 persone rispetto alle 200? Sensazione di marketing, prodotto nuovo. Quindi è meglio far capire invece che c'è un ragionamento dietro, ci sono certi ragionamenti e c'è un primo mercato che secondo te è stimabile in questo modo. Su questo mercato si può innestare
qualcosa in più attraverso chiaramente azione di marketing, volano delle vendite, referenze e così via, che ci sono in tutti i business, però un minimo lo farei in questo modo così. Diversamente, se tu scrivi su Google, cerchi in qualche modo, chiami le società, ti guardi i bilanci. Ieri spiegavo che nella parte iniziale dei bilanci delle società, che per quelle quotate si trovano su Borsa Italiana, quindi se andate www.borsaitaliana, c'è una zona che si chiama Investor Relation e lì ci sono i bilanci delle società, oppure andate nei siti delle società quotate e loro devono pubblicarlo per forza. Normalmente nella parte iniziale c'è il mercato. Tutte le società quotate devono rappresentare nei loro bilanci, nelle prime X pagine, l'andamento del mercato. Siccome le società quotate più o meno coprono tutti i settori, allora almeno macro saprete dire qualcosa. Cioè, se voi lavorate nel mondo della tecnologia e innovazione, prendete quello di ST Microelectronics, vi dirà qualcosa del mondo dell'IT, no? O di un HP o chi per lui. Se lavorate nel mondo, che ne so, della musica, probabilmente c'è qualche società quotata che ha questa informazione, o comunque c'è qualche bilancio disponibile di società più grosse che almeno vi dice come sta andando la musica. E queste informazioni, un business plan, danno un concetto di serietà, no? Cioè, il macro settore va comunque così. Io sono qui in fondo a destra e qua dentro, siccome è di nicchia e potrebbe valere tot, secondo me, con questi approfondimenti, io ho verificato questa cosa. Quindi, se tu investi, sappi che partiamo da 200.000 euro. Questa è la modalità. Non c'è un'alchimia che ti porta ad avere un'analisi di mercato così perché ce l'hai. Però ecco, l'importante invece è che voi fate capire a chi vi finanzia, o io dico finanzia perché è molto più vicino alla mia parte in generale, che c'è una logica dietro quel calcolo. Perché tanto almeno vi confrontate, perché poi l'altra cosa importante del fondo o di qualcuno che vuole investire nella società, qualcuno che vuole entrare nel management, è un confronto. Non è che funziona io sono così, dammi i soldi, ok, questi sono i soldi perché mi fido. In realtà quello, quando si siede con voi, ragiona con voi, e l'ideale sarebbe che chi vi dà i soldi in realtà conosce anche un po' il business. Perché avendo, se io fossi un investitore nei vostri confronti, non è che esamino, vi do il voto al business plan, dico a te non investo, mi siedo con te e ragiono, ma perché questo l'hai fatto così? Non è che hai valutato questo, no? Cioè, quindi se tu gli dai gli elementi di ragionamento, allora lui si siede e magari te lo corregge o viceversa te lo abbassa, no? Se tu gli scrivi 100.000 di mercato così, è chiaro che... Quindi non aver paura neanche al contrario. Importante invece è un metodo che permette il confronto. Lui ti dirà, no, ma io in realtà ho sto numero che tu non sai perché ho un contatto esattamente, che so, il Legacalcio che mi può dire questa cosa. Tanto lui dopo 2 secondi è finito di parlare con te, alza la cornetta e fa lo stesso ragionamento al contrario. Posso fare una domanda? Sì. Io. Non so se è acceso il microfono. Sì, sì, è acceso. Il percorso, vabbè, stiamo parlando, diciamo, in teoria, no? Cioè, non stiamo dando delle definizioni sulle quali studiare. Correggimi se sbaglio, nel senso, io ho bisogno di fare un'indagine di mercato. Allora, ho uno specialista che conosco e vado, e lui utilizzerà dei metodi per arrivare a un risultato. Metodi che io al momento non conosco, no? Sì. Cioè, stiamo parlando di teoria, facendo degli esempi. Ma il percorso nel caso formativo per arrivare ad essere competente, ad essere una persona capace di fare un business plan, ci sono dei punti cardine? Analisi di mercato o business plan? Sono due cose diverse. Analisi di mercato. Ok, quindi percorso formativo per fare analisi di mercato. Sì. Quindi mi stai parlando, mi stai chiedendo come essere un esperto di Eurisco, per capirci. Sì, esperto comunque una persona che leggendo determinate cose riesce a capirle, o perlomeno messo davanti ad una situazione come potenziale investitore, riuscire a dire ok, hai fatto i giusti passi, hai valutato bene, oppure manca questo, il discorso che hai fatto. Separiamo dei ragionamenti. Una cosa è il... Allora magari ve le anticipo così ve le faccio vedere. Allora, io posso richiedere un'analisi di mercato, posso fare un'analisi di mercato, posso leggere un'analisi di mercato, no?
Allora, noi ci stiamo focalizzando su come chiederlo. Cioè, chi fa l'analisi di mercato vi chiederà che cosa deve fare. Quindi se io lavoro in Eurisco, vi chiedo che cosa devo fare. Non faccio analisi di mercato per voi. Probabilmente vengo in azienda a proporvi una serie di analisi di mercato, ma in realtà non è che vengo e ti dico queste dovresti fare. Non succederà mai. C'è qualcuno qui che impara a richiederle. E quindi a livello pratico stiamo guardando quelli che sono gli elementi da chiedere per un'analisi di mercato. Cioè che cosa andare a vedere un'analisi di mercato, il livello praticamente di profondità e di approfondimento e separare quello che serve da quello che non serve. Chiedere i 5 tipologie di mercati è un qualcosa che si chiede un'analisi di mercato. Chiedere che influenza può avere lo Stato, come ho visto ieri, pubblico o privato, è una cosa che si chiede. Chiedere l'effetto sostituzione è qualcosa che si chiede. Quello che serve è quello che non serve, cioè è meglio andare alle ricerche di mercato preparati dicendo io voglio che mi aiuti a trovare il mio mercato potenziale, oppure uno di quei 5 mercati, così parlate la stessa lingua, no? Senza questa cosa qui sareste andati dicendo mi dici se vendo, così, no? Poi vi faccio vedere una scheda che si prepara per questi qua. Una volta che questo vi tira fuori i numeri, il tema è leggerlo, che è quello che vedevamo ieri. Cioè, date dei numeri, che decisioni prendo io? E ieri abbiamo visto su quei fenomeni lì. Chiudo nel reparto, non chiudo il reparto? Sposto? Chiudo i supermercati? Perché io alla fine questo mi tira fuori dei numeri. Se andiamo in questo mondo qua, ci sono due strade. La prima strada è quella praticamente di entrare a fare lo statistico. Quindi se la domanda è, mi puoi spiegare, o viceversa sono le formazioni, per imparare le tecniche di regressione multipla, le multivariate, la singola variata e così via, per poter discriminare un'analisi di 5.000 casi, auguri, nel senso che te lo auguro come vita, e se invece la domanda è, mi conviene fare un'analisi di tipo A, di tipo B, di tipo C, perché un fondo mi dice, l'hai valutata queste cose? Il fondo, chi per lui, ti chiederà, uno, se tu hai fatto questo. E quindi gli elementi che bisogna valutare, ieri vi ho detto macroambiente e microambiente, oggi vi dico la domanda complessiva, i segmenti di mercato, cioè una specie di leggenda delle 10 cose che bisogna valutare all'interno di un mercato. Che cosa guardare delle 10 cose? Sta qui. Un qualche elemento adesso vi do di che tipologie di analisi si fanno a seconda delle cose, posto che sempre questi ve le propongono. Dopodiché, se volete farle in laboratorio, ve le fate, tra virgolette, anche meno statisticamente, tanto comunque non le fareste mai statisticamente. Se invece volete sostituirvi a questi qua, è la cosa un po' più complessa, perché imparare bene come si fa un campione di 1.000 persone che sono equirappresentative di quello che tu vorresti, prendere i dati, scremare degli errori che sono praticamente meno sensibili e quindi togliere le code per fare una gaussiana corretta, cioè qualcosa che secondo me è meglio che fare la startup, questo è il mio punto di vista. Poi se mi chiedi se sono dei percorsi formativi, sì, è statistica 1 e statistica 2. Cioè, due bei libri universitari di statistica, perché loro non fanno nient'altro che applicare delle domande che adesso vi dico come si scelgono, perché il problema vero che sta qua dentro è le domande, perché se le domande non portano a dei dati ragionabili, allora praticamente è inutile fare ricerca di mercato. Cioè se io ti dico a te, ti piace quel PC? Sì, no. Invece io ti devo chiedere, il PC con grigio è per te più bello rispetto a quello blu? Molto, molto, pochissimo, troppo, niente. Quello fatto su 1.000 persone dà una scala, cioè è questa la difficoltà anche qui, non l'analisi, perché in questo momento anche queste prendono, frullano ed escono i risultati. Quindi anche qui la parte, diciamo, intelligente è la formulazione delle domande, che è una cosa che vi faccio vedere. Quindi su questa parte, in maniera meno teorica e molto più pratica, quello che vi ho fatto vedere è che cosa si analizza in un mercato, cioè tutte le cose che non bisogna trascurare e sostanzialmente quali sono, diciamo, le variabili.
Per alcune di queste variabili servono delle ricerche di mercato che bisogna, tra virgolette, commissionare o anche cercare su internet, però bisogna scrivere la parola giusta, cioè bisogna scrivere incidenza dei fumatori in Italia nell'ultimo anno. Perché io mi sono costruito la logica dietro, mi serve solo quel dato e quello devo cercare. Perché se scrivo su internet si compreranno una sigaretta elettronica, non va bene, no? Poi all'interno di questo vi faccio vedere, se voleste fare voi un focus group o un'analisi di mercato, come si fa sto pezzo. Il frullino dei numeri, per non tediarvi sulla gaussiana, lo lasciamo fare gli altri. No, secondo me anche in generale proprio non ha valore, perché meglio fare il business plan. Sì, no, giusto per capire se era una mia mancanza, tra virgolette, nel senso, perché la prima cosa che ti chiedo... Andiamo più veloce su questo e poi vi porto questo qui, che però di questo vi mostro sempre questo, cioè come si formula il questionario, ma mai come si analizzano i dati, anche perché è semplice, voglio dire, c'è la media e la mediana, nel senso che se io riesco a fare delle domande con delle scale, perché alla fine quello stiamo parlando, no? Dirti conosci Gillette non significa sì, no, conosci molto, molto, avete visto come sono fatti, faccio delle scale, nel momento in cui io prendo dei dati, ho la media dei valori, secondo va dentro una distribuzione di questo tipo, oppure se io ho tanti valori, faccio la media aritmetica e vedo dove mi colloco. Cioè, il livello di sofisticazione nell'analisi non è amplissimo. Poi in statistica 1 e statistica 2 si trovano tante sofisticazioni, ma se vuoi anche lì leggere i dati del focus group che tu hai fatto, l'importante è fare delle domande che permettono di discriminare il fenomeno. Quindi nel caso in cui voglio capire ma si vende sto prodotto, bisogna fare delle domande che permettono di capire se si vende. Quindi io devo prima, se volete faccio un salto velocemente alla ricerca di mercato, poi torno indietro come cosa. Continuo con me e poi arriviamo nel punto di ricerca di mercato. Questa è la risposta, il numero della popolazione, percentuale di fumatori sulla popolazione, percentuale di fumatori che utilizza accendini ricaricabili, durata media della ricarica, prezzo medio della ricarica al punto vendita. No, invece questo qui è sbagliato, in realtà non è al punto vendita ma al pubblico, perché sto misurando praticamente il mercato che io sto facendo. Se lo faccio al punto vendita invece vedo il fatturato della tua azienda. Le fonti informative sono le stesse di ieri. Non cambiano, perché a voi vi servono i dati demografici della popolazione e li trovate tutti al stesso posto. Eventuali dati di osservatori, quindi ci sarà un osservatorio sul fumo o un osservatorio su quelle che sono le aziende produttrici e quindi, oppure quelle di salute per vedere le informazioni dentro la sigaretta. Quindi piuttosto che cercare l'informazione, cercatevi gli osservatori, cioè cercate quelli che studiano quel tipo di fenomeno. Anche lì, quando cercate informazioni, non troverete esattamente quell'informazione lì. Cercherete delle informazioni che, tra virgolette, ci girano intorno. Probabilmente non saprò quanti di questi comprano accendini, però devo combinare il dato di accendini in Italia, magari venduti, con quanti questi sono fumatori, faccio un rapporto, quello che ho fatto prima per lo stadio, e riuscite a vederlo. Entro un secondo nel processo di acquisto del consumatore. Questa è un'altra cosa che fa parte sempre del cosa col mercato io devo capire, cioè non posso andare, quella domanda, ma il fondo mi dirà hai visto bene il mercato, ho visto bene il mercato se ho capito il macroambiente, ho visto bene il mercato se ho scandagliato il microambiente, quali sono i concorrenti, che sono i clienti, quali sono i fornitori e così via, ho visto bene il mercato se l'ho dimensionato come domanda, ho visto bene il mercato se ho capito come si comprano, cioè chi compra il mio prodotto e quindi il processo d'acquisto. Il processo d'acquisto che ha sostanzialmente queste principali fasi. Allora, prima c'è la consapevolezza. Cioè, qualcuno per comprare deve sostanzialmente essere consapevole che c'è il prodotto e che lo vuole. Non volerlo, ma essere consapevole che lo vuole. Quindi la consapevolezza è la parola importante. Se uno non è consapevole, non comprerà. Se uno non ha i soldi, non fa parte del mio mercato. Quindi il marketing scatta da un gradino in più. Non è mai ti interessa, non è mai lo compreresti, cioè ce l'hai i soldi, sei consapevole che ti serve, da lì scatta, perché sennò sono delle energie che non servono. Poi c'è la ricerca delle possibili soluzioni,
Quindi io sono consapevole che ho bisogno di uno spazzolino da denti. A questo punto cerco spazzolini da denti, dopodiché valuto le alternative sugli spazzolini da denti, e qui c'è una disposizione ordinata a seconda degli attributi che per me sono rilevanti. Poi a questo punto lo compro, ma sono soddisfatto se alla fine verifica gli attributi che io ho dato. Questo processo che qui è qui descritto si snocciola in 4-5 cose che in un'analisi di mercato io devo sapere. Quindi, sempre per il famoso convincere, devo praticamente essere capace di dire sì, il mio prodotto innovativo si vende perché soddisfa un bisogno, sono consapevoli quelli che ti ho detto prima che lo comprerebbero, che hanno quel bisogno, hanno già valutato una serie di alternative e sono scontenti, guarda caso, di quello che usano fino adesso, potrebbero comprare il mio ed essere contenti perché troverebbero questa cosa. Allora, chi vi esamina? Voi stessi. Io dico sempre chi vi esamina, ma in realtà siete voi stessi che vi esaminate per primi. Devo dire, ma il prodotto che ho in mano risponde a questo processo d'acquisto? Cioè, questo, se l'avessi fatto giallo, sarebbe stato forse più visibile, ma rispondeva agli attributi che io ho dato. Dopodiché, se io dico che questo è molto tecnologico, dopo che l'ho usato, è vero o non è vero? Cioè, voi dovreste rifare il processo d'acquisto come il consumatore. Quindi, in un business plan o nella vostra mente dovrebbe esserci scritto esattamente il processo d'acquisto che voi avete pensato e sostanzialmente è come fosse la controprova. È vero che questo processo d'acquisto è sostenibile da parte mia o da parte del mio prodotto proprio perché risponde a tutte queste caratteristiche. Poi ci sono diversi attori nel processo d'acquisto. Ci sono gli influenzatori, gli utilizzatori del prodotto, il decisore, l'acquirente. E anche questa è un'altra componente importante. Cioè, chi compra il vostro prodotto rispetto a chi influenza la decisione rispetto a chi invece utilizza il prodotto finale. E questo è un elemento che sempre nel business plan per voi dovreste per forza sapere del vostro mercato. Non sempre datele per scontate, cioè scrivetele nel business plan, scrivetele anche su un foglio di carta vostro che è veramente così. Quindi se anche io vendo CD, devo saper chiaro chi è che lo compra, non necessariamente devo pensare, molte volte come si fa, io vendo, chi lo compra è quello là, ma non l'ha deciso lui, non lo utilizzerà lui, quindi probabilmente le azioni che andrò a fare possono essere molto diverse. E poi ci sono delle influenze specifiche che dipendono dall'esterno e quindi ho famiglia, condizioni sociali, gruppi di appartenenza. Allora, sui gruppi di appartenenza io volevo accendere un attimino una lampadina molto importante, nel senso che ultimamente i prodotti e il marketing si sta orientando verso i gruppi di appartenenza, le famose tribù, tant'è che anche lì piuttosto che ragionare sul bisogno della persona si ragiona sull'appartenenza della persona. Il bisogno è un automatico, cioè se io vi dico che qui siete quelli degli startup i più bravi in Italia, metto qua fuori 40.000 indicazioni, il top e così via, voi non potreste non comprare una cartella col logo, no, di questo corso, perché, caspita, ci appartengo. Quindi io non ho lavorato sul bisogno della cartella, ho lavorato sul vostro senso di appartenenza a un gruppo specifico, che guarda caso ha una serie di cose che sono quasi obbligatorie. Io in realtà quindi in questo modo non ho lavorato sul bisogno, come ho indicato precedentemente. E su questa cosa qui potete stare tranquilli che è una specie di tendenza del marketing che si sta in questo momento molto affermando. Ragionate su quanti sensi di appartenenza in realtà man mano che cresciamo ci vengono sostanzialmente trasmessi, tant'è che i bisogni sembrano quasi in automatico, sono quasi indotti, no? E ribalterebbe anche il vostro business plan, perché se ci pensate molte volte una cosa che è tipica del business plan è questo prodotto si lo compra, però se io dico questo prodotto è per questi clienti ma permetterebbe a questi clienti di essere qualcuno all'interno di questo gruppo, allora diventa anche più facile. Quindi la mia domanda che vi pongo, ieri ve ne ho posto un'importante, i vecchi, adesso ve ne pongo un'altra: chi diventa il cliente comprando questo? Non cosa fa,
Che cosa fa? Ci pensate voi. Se costa di meno degli altri, ci pensate voi. Io vi dico una cosa diversa. Se io lo compro, cosa sono rispetto agli altri? Cioè, dove mi colloco con questo prodotto? E non pensate che valga solo per la moda, vale per tante altre cose. Perché se deve trasmettere affidabilità, devo sentire uno che è più sicuro rispetto agli altri, che hanno altri fornitori, no? Quindi devo essere conscio di questo. Tant'è che voi sapete benissimo che nel mondo del B2B ci sono i partner, ci vanno le logiche di partnership, proprio perché dice, guarda, questo prodotto però è solo per te, perché tutti quelli come te hanno sostanzialmente dei, diciamo così, dei manutentori certificati, parlano soltanto con noi, hanno una serie di azioni di customer care che in realtà ti collocano diversamente dagli altri. Quindi tu alla fine non ti stai comprando un prodotto, ti stai comprando uno status migliore rispetto agli altri, che è attraverso il prodotto. Quindi questa cosa qui è più importante. La famiglia, condizione sociale, è molto più basilare. Bene, a questo punto mi dovete trovare l'iniziatore, l'utilizzatore, il decisore e l'acquirente. Bisogna comprare una moto, sì, una moto per Beta che non compare tra quelli. Per cui Beta l'utilizzatore è facile, già ve lo dico, perché è quello che dovrà avere la moto. Però ci sono queste altre persone. Cosa? Iniziatore, nel senso che inizia a parlare dell'argomento. Iniziatore in realtà è il più importante di tutti quanti. Quello che innesca. L'iniziatore, secondo te, delle caramelle, chi è? Nelle persone, secondo te, chi è l'iniziatore delle caramelle? Chi è quello lì che inizia a dire voglio la caramella? Il bambino. Dove viene messa in un supermercato le caramelle? Alle casse, altezza bambino. Il decisore è alfa. Non è banale, cioè, ogni cosa che noi guardiamo è un'azione di marketing potenziale, perché le analisi di mercato servono per l'azione di marketing. Le caramelle sono messe al supermercato in quella posizione per quel motivo. Esattamente quel motivo. Perché devono colpire un iniziatore che non compra. Però, guarda caso, esattamente molto vicino a quello che può comprare con i soldi in mano. E non troverai mai vicino alle casse le cose molto corpose da comprare. Che cosa hanno messo invece più in alto adesso nelle casse, seconda generazione? Perché hanno capito che funzionava. Le riviste. All'estero le sigarette, in Italia... E in Italia non si può per il fatto del... E le riviste. Perché siccome quello che chiede le caramelle sta in basso e quella su è la donna che paga, intanto c'è la rivista femminile... che può prendersi, e quindi adesso ci sono anche le riviste sopra. Quindi l'iniziatore in alcuni business è quello più importante ed è quello che viene colpito da un certo tipo di pubblicità. Allora, tu in alto, microfono ce l'hai? Secondo te? Nei vostri business sì, quello che fa la proposta alfa. Scusami? L'iniziatore dovrebbe essere il propositore alfa. Iniziatore alfa, sì. Poi? L'utilizzatore abbiamo detto che è beta. L'utilizzatore è beta. Chi è l'acquirente? L'acquirente è delta. Delta. Chi è il decisore? Il decisore... Penso che sia Gamma che ha che ha i mezzi per e comprare. Che fa? Casino. No.
No, no? Y for marketing. Fai lo sponsor. Secondo voi chi inizia di più tra Alfa e Y? No, forse più Y. Quindi Alfa è un iniziatore del bisogno, no? Mentre Y è il decisore sotto, perché in realtà effettivamente potrebbe essere Y, perché in realtà arriva al modello. Gamma è soltanto, dice, vabbè, siamo d'accordo, anche se esprime la decisione finale, che in molti business è sempre il famoso dilemma se è il marito o la moglie, e si targettizza in un modo o nell'altro. Voi sapete benissimo che la Lancia Y è nettamente femminile, mentre sulla BMW penso che sia nettamente maschile, come perché il decisore, lì si va sul decisore, perché l'acquisto dell'auto non è mai un processo che si innesca automatico, mentre la caramella è automatica e quindi io lavoro sull'iniziatore e siccome costa poco, il processo dopo è semplice. Comprare un'auto è un processo che è molto più complesso, quindi piuttosto sull'iniziatore si lavora sul decisore. E lì sono nettamente distinti uno e l'altro. Difficile che dica, sa che ho fatto oggi pomeriggio, ho comprato un'auto. Questa cosa non succede. Vediamo cosa. Come sono indicati. Non sono indicati come cosa. Allora, secondo me l'acquirente è sicuramente Delta, l'utilizzatore è sicuramente Beta, il decisore in questo caso è Gamma, perché arriva a dire ok, si fa, perché il decisore è quello che da lì in poi è l'acquisto. Invece per quanto riguarda l'iniziatore, invece è Y, cioè nel senso praticamente che lui innesca il processo che porta poi all'acquisto, è l'iniziatore del processo d'acquisto. Dire secondo me oggi fa freddo, ho bisogno di qualcosa, non sei un iniziatore. Il tema è fa freddo, ho bisogno di qualcosa, che ne dite se compriamo una coperta? Io lì sto innescando un processo d'acquisto, quindi ormai mi defocalizzo dal bisogno e inizio a pensare alla coperta. Non dice ho voglia di zuccheri, la caramella, quello è un iniziatore. Se ho voglia di zuccheri è un altro tema. Tant'è che le pubblicità che devono colpire gli iniziatori non parlano del bisogno in generale, ti dicono direttamente questo ti serve, no? Perché vuole già beccare un iniziatore che guardando dice ah, perché non andiamo a comprarlo, poi dopo diventa quale vado a comprare, quindi si innescano altri processi. Quindi ho fame, non è un iniziatore, però no. Come sono passate le 11, cioè ho fame, che ne dite di andare a prendere un perfetto caffè? E quindi ci possiamo fermare. Come iniziatore io faccio poi il decisore immediato e quindi ci fermiamo. È giusto? Corretto, corretto. Corretto. Quindi ci fermiamo. Beta che dici? Beta penso che giri col motorino qua fuori, se lo guardiamo. Va bene, ci fermiamo un secondo? Mi fido del fatto... Ah sì, secondo me.